Salve amici, oggi abbiamo un ospite importante, un giornalista, scrittore, mio amico, vi presento subito. Ci Ecco sei? qua. Eccoci qua. Ci sono, buongiorno a tutti, a te principalmente. Salve, ovviamente stavo parlando di Fernando Riccardi, scusami, è un po' di connessione che va e viene, quindi gli amici si scuseranno. Fernando, tu sei veramente esperto del 1799, hai scritto anche tanto sull'argomento, vieni dalla terra di lavoro, per chi non lo sapesse, l'attuale Basso Lazio, ma è l'alta terra di lavoro, una terra che ha dato tantissimo al Regno delle Due Sicilie. Io volevo cominciare subito a spiegare agli amici, lo spieghi tu ovviamente, chi sono i sanfedisti e perché nacque questo nome, questa brigata, chiamiamola così. Grazie Umberto, grazie della possibilità che mi dai di parlare di questo particolare argomento che non sempre è stato sviscerato ed indagato con la dovuta attenzione da parte di una storiografia che a mio avviso rimane sempre troppo parziale e partigiana. Allora, i sanfedisti chi erano? I sanfedisti erano quelle persone del regno di varia estrazione sociale, quindi troviamo contadini, troviamo commercianti, troviamo artigiani, troviamo ex soldati dell'esercito borbonico, troviamo proprietari terrieri, troviamo nobili, troviamo professionisti, quindi è un po' una congerie di ceti sociali che non accettarono passivamente la invasione francese del Napoletano da parte dei Giacobini e in mancanza dell'apporto dell'esercito borbonico, che purtroppo non dette grande prova di valore e di ardimento, si sostituì all'esercito e sotto la guida del cardinale Ruffo risalì la penisola e riconquistò il regno, riconsegnandolo al suo legittimo re, al suo legittimo sovrano, che era Ferdinando IV di Borbone. La parola sanfedista diciamo che è una generalizzazione che però storicamente non dovrebbe essere troppo corretta, in quanto l'armata del cardinale Ruffo è stata ribattezzata come l'armata dei sanfedisti. In effetti, invece, l'armata del cardinale Ruffo, come scrivono, come si evince dalle carte, dai documenti di archivio, si chiamava in verità Armata Reale e Cristiana. Reale appunto perché si rifaceva alla legittima monarchia borbonica, cristiana perché aveva come suo emblema, che era la croce di Cristo, da contrapporsi a quel simbolo paganeggiante ed ateo che era il cosiddetto albero della libertà. Quindi sanfedisti è una generalizzazione, diciamo, è una parola usata più per comodo, ma effettivamente l'armata del cardinale Ruffo si chiamava Armata Reale e Cristiana. Grazie. Ma chi era, per chi non lo sa, il cardinale Ruffo? Da dove veniva? Dove era nato? Dove viveva, insomma? Allora, il cardinale Ruffo è un figlio legittimo della vostra bella terra di Calabria, perché era nato a San Lucido, veniva da una famiglia, dalla nobile famiglia calabrese, e aveva già dato grande prova di sé quando, trasferitosi a Roma in tenera età, fu avviato agli studi ecclesiastici, diciamo così, tant'è vero che diventò cardinale, pur dopo l'andare del tempo, pur senza essere mai stato consacrato sacerdote. Allora era possibile che si verificasse una cosa un po' strana al giorno d'oggi. Dette grande prova di sé a Roma, entrando al servizio di vari papi, e si distinse per il suo ingegno, per la sua capacità. Si interessò, per esempio, dell'approvvigionamento viveri della città eterna, cosa che non era molto semplice. Sperimentò varie culture intensive della vite e dell'ulivo. E non tutti sanno, per esempio, che il cardinale Fabrizio Ruffo fu quello che per primo in assoluto mise mano alla bonifica delle paludi pontine, un'opera che poi sarà realizzata durante
il ventennio fascista. Fu poi anche sovrintendente di Caserta, sovrintendente di quel bel esperimento di democrazia socialista, se così possiamo chiamarla, che era la colonia di San Leucio a Caserta. Insomma, era un personaggio che non era assolutamente quella leggenda nera, come qualcuno vorrebbe dipingerlo. Era un uomo molto, molto astuto, un uomo molto capace, molto avanti con i tempi, era un precursore di tante altre cose che poi sono accadute successivamente, ma è conosciuto soprattutto per aver compiuto quell'impresa di strappare il regno delle Due Sicilie, allora di Napoli per meglio dire, ai giacobini invasori e di restituirlo a Ferdinando IV di Borbone. Un'impresa che sensazionale, un'impresa straordinaria, che avrebbe meritato molta più attenzione, molta più considerazione da parte di una storiografia sempre un po' troppo strabica, e che invece viene spesso e volentieri rubricato come un personaggio negativo, come un gaglioffo, come una leggenda nera, ecco, quella che viene solitamente detto una leggenda nera. Un figlio legittimo della Calabria che, come vedremo nel corso della puntata, avrà delle agganci, avrà dei contatti molto diretti e molto precisi anche con la vostra Scalea, ma di questo forse magari ne parleremo dopo. Ecco, proprio questo volevo sapere. Come si organizza da San Lucido il cardinale Fabrizio Ruffo, quanti seguaci riesce a mettere insieme? E magari dopo ci racconti anche perché Scalea è sugli scudi della storia in questo caso. Allora, questa è una bella storia, la parte più, diciamo, leggendaria, tra virgolette, di una storia che invece è molto più concreta e molto più vera di quello che possa sembrare all'apparenza. Il cardinale Ruffo, quando i regnanti borbonici si trasferiscono via nave, con la nave dell'ammiraglio inglese Nelson da Palermo per sfuggire alla cattura dei giacobini, il cardinale Ruffo è tra quelli che segue il re e la regina e la corte a Palermo. Ecco, mentre a Palermo si disquisiva sul come guarnire, come fortificare le coste della Sicilia, perché ragionevolmente si riteneva che i giacobini, dopo aver essersi impadroniti della parte continentale del regno, avrebbero sicuramente tentato lo sbarco in Sicilia, ecco che a corte a Palermo si presenta questo strano personaggio di rosso vestito, che era appunto il cardinale Fabrizio Ruffo, con una proposta dirompente, e dice: maestà, ma perché noi dobbiamo preoccuparci di difenderci dai giacobini? Li dobbiamo attaccare, dobbiamo passare all'offensiva. E il re dice: sì, figlio mio, io ti capisco, è una buona tattica, è una mossa, come dire, coraggiosa, ma con quali soldati, con quali esercito? Noi non abbiamo più niente, il nostro esercito si è sciolto come neve al sole d'agosto, quindi... E cardinale Ruffo stupisce tutto l'uditorio, e quindi anche il re e la regina, dicendo: non vi preoccupate, ci penserò io con i miei fedeli e bravi calabresi. Quindi in Sicilia il cardinale Ruffo non aveva con sé un esercito, non aveva armi, non aveva munizioni, non aveva cannoni, non aveva cavalleria, non aveva fanteria, non aveva niente. Aveva soltanto quest'idea di procedere alla riconquista del regno con un esercito il cui primo nucleo doveva essere costituito proprio dai suoi fedeli calabresi. Tanto è vero che quando sbarca ai primi di febbraio del 1799 in terra di Calabria, la prima cosa che fa, emette un bando, diciamo così, emette un proclama, per meglio dire, in cui si rivolge proprio ai fedeli calabresi. Non dobbiamo dimenticare che il fratello di Fabrizio Ruffo era uno dei più grandi proprietari terrieri della Calabria, e quindi aveva alle sue dipendenze una massa enorme di contadini, di agricoltori, di braccianti, di aiutanti di vario genere e tipo. Ecco, il primo nucleo dell'esercito di quell'esercito della Santa Fede, che ripeto, dell'armata reale cristiana guidata dal cardinale Ruffo, sarà proprio formata da figli legittimi della Calabria. C'è da dire un'ultima cosa.
che dopo un periodo di normale scetticismo nell'ambito della corte borbonica, perché nessuno credeva il cardinale Ruffo, pur con tutto il rispetto, capace di mettere in piedi una spedizione di questo tipo, soprattutto per grazie alla ostinazione della regina Maria Carolina, gli si dette in là, la corte, il re, dette al cardinale Ruffo il beneplacito ad andare avanti e quindi a tentare l'impresa. Nello stesso tempo gli si promisero che sarebbero arrivati soldati e sarebbero arrivati soldi, no, per finanziare la spedizione. Ebbene, il cardinale Ruffo però non riesce ad ottenere degli uni e degli altri, quindi anche lì deve badare esclusivamente non solo alla mettere insieme la massa, no, la truppa con la quale procedere alla spedizione, ma deve anche trovare i mezzi di sostentamento per finanziare e per supportare economicamente la spedizione. E i primi mezzi di sovvenzionamento gli vengono proprio dal fratello del cardinale Ruffo, che era quel possidente terriero calabrese, che è costretto, forse anche suo malgrado, a mettere a disposizione non soltanto le terre, non soltanto gli uomini, ma anche le risorse monetarie, perché come è facile comprendere, il cardinale Ruffo non guardava in faccia a nessuno quando doveva conseguire lo scopo, e lo scopo fu poi brillantemente conseguito quando nel giugno del 1799 la sua armata reale cristiana riesce a riconquistare Napoli e quindi a cacciare definitivamente i Giacobini dal regno. Ecco, tu prima però parlavi di Scalea e dicevi che c'è una bella storia magari nascosta, la vogliamo svelare? Come no, io avevo già qualche notizia, però proprio sapendo che dovevo incontrare te e i tuoi ascoltatori, mi sono peritato di andare un po' più a fondo. Scalea è una città bellissima nella quale io torno sempre ben volentieri, perché fin dai tempi della mia infanzia venivo lì a trascorrere le vacanze assieme a dei parenti calabresi di Santa Domenica Talao, quindi me lo ricordo ancora questo paese arroccato sulla montagna. C'era un cugino di mio padre, quindi passavamo spesso le vacanze estive lì. Scalea ha avuto un personaggio di enorme rilievo, di enorme spessore storico, che però purtroppo non è stato mai adeguatamente considerato. Stiamo parlando di un sacerdote che si chiamava Don Biagio Rinaldi. Lui era un curato della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Scalea, e questo sacerdote, che era un tipo un po' particolare di cui poi parleremo, il 13 gennaio del 1799, quindi stiamo parlando prima ancora della venuta fuori del cardinale Ruffo, 13 gennaio del 1799, da Scalea indirizza una lettera alla corte borbonica, che, come abbiamo detto, si era trasferita a Palermo, in particolar modo al re Ferdinando IV di Borbone, dichiarandosi lui, questo Don Biagio Rinaldi, disposto a capeggiare un esercito, una schiera di uomini con la quale voleva riconquistare il regno di Napoli. Quindi, sotto certi aspetti, Don Biagio Rinaldi, che incarnava la vera e propria anima legittimista della terra di Calabria, precede l'idea del cardinale, è un precursore, diciamo, dell'idea del cardinale Ruffo. In quella stessa lettera, Don Biagio chiede espressamente al re Ferdinando che venga designato un capo militare che potesse guidare questa spedizione. Dice: guarda, io mi interesso di mettere insieme gli uomini, mi interesso di mettere insieme le armi e quant'altro, però tu mi devi dare, tu re di Napoli, mi devi dare una guida che possa condurre dal punto di vista militare questa spedizione. Ecco perché, ripeto, secondo me Don Biagio Rinaldi è il vero precursore di quello che poi
del ruolo che svolgerà il cardinale Ruffo, che era un altro, come abbiamo già detto, un altro eccellente calabrese. Dicevo, la figura di Don Biagio Rinaldi, questo sacerdote, non è stata granché tratteggiata. Se ne interessò qualche anno fa uno storico proprio di Scalea, Carmine Manco, purtroppo prematuramente scomparso. Anzi, Manco ce ne dà anche una descrizione fisica del personaggio, che è abbastanza singolare. Era un sacerdote che portava sempre una tonica nera, con lunghi capelli neri. Era solito portare una pistola nella mano destra e la croce nella mano sinistra. Aveva la coccarda rossa da legittimista sul petto. Aveva le pistole alla cintola, diciamo così, che era un po' più un uomo di guerra, un guerrigliero, se così possiamo chiamare, che un pastore di anime, un po' del resto come lo stesso cardinale Ruffo, che aveva delle spiccate attitudini militari. Ebbene, in quel periodo, già a partire dal gennaio del 1799, quindi i primissimi tempi dell'occupazione giacobina del napoletano, lui riuscì a mettere in piedi, a riorganizzare una massa abbastanza cospicua di circa 500 uomini, 500 uomini che non sono pochi, e con i quali erano tutti chiaramente filoborbonici, in gran parte contadini, che combattevano i filo giacobini locali, quindi i repubblicani locali, e operavano in un territorio compreso tra Scalea e Paola. Addirittura erano riusciti a prendere con loro, con sé questo Don Biagio, i due cannoni che erano depositati al castello di Scalea. Lui prese questi due cannoni, se ne impadronì e li mise a disposizione di questa massa che operava contro i repubblicani locali. Quando partì la spedizione del cardinale Ruffo, la massa di Don Biagio Rinaldi si aggregò all'armata reale cristiana, ed è vero che partecipò anche alla riconquista di Napoli del 13 giugno 1799, giorno, come sappiamo, festa, come sappiamo, di Sant'Antonio. Ma non finisce qui l'epopea di Don Biagio Rinaldi, perché essendo lui un convinto ed appassionato filo borbonico, quando nel 1806 ci sarà la seconda invasione giacobina del napoletano, che porterà Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, sul trono di Napoli, Don Biagio Rinaldi, che allora era arciprete della chiesa di Santa Maria d'Episcopio a Scalea, sì, è costretto a scappare in Sicilia, raggiungendo i sovrani che si erano rifugiati a Palermo per la seconda volta, per sfuggire proprio all'invasione francese. E così nel 1812 lo troviamo parroco della chiesa di Santa Maria della Visitazione nel comune di Pace del Mela, che è un piccolo comune che si trova in provincia di Messina. Quindi da queste poche e anche disarticolate informazioni che io sono riuscito a ricostruire, speriamo di poterle ampliare di qui quando ci torneremo a vederci, speriamo presto, è facile comprendere che Don Biagio Rinaldi è una figura di primissimo piano per quel che riguarda i turbinosi eventi del 1799. Ebbe un ruolo di primo piano proprio per quello che dicevo prima, perché fu il primo a capire che non ci si doveva affidare ad una tattica difensiva e di contenimento, ma che si doveva passare al contrattacco, perché c'erano tutte le capacità e tutte le potenzialità di scacciare i giacobini invasori dal re. Anche di lui però, perché io sfido anche gli storici ufficiali, sfido anche i cattedratici a sapere qualcosa di più su queste figure come Don Biagio Rinaldi. Purtroppo anche la storia di Don Biagio Rinaldi è passata un po' in secondo piano, perché come dicevo prima, la storiografia ufficiale, che è sempre troppo partigiana, troppo parziale, anche perché e quella la storia la scrivono solitamente i vincitori, ha secondo me colpevolmente dimenticato una figura di sacerdote e di guerrigliero e di guerriero che invece andava più approfondita, più studiata e più investigata. Quindi come puoi vedere, caro Umberto,
Calea ha avuto con l'arciprete, con il sacerdote Biagio Rinaldi, un ruolo di primissimo piano degli eventi del 1799. Ecco, io ti ringrazio moltissimo perché la tua esperienza, il tuo sapere e soprattutto il tuo modo di andare a procacciarti queste notizie ti fa onore, e grazie a te che da oggi almeno chi ci seguirà saprà qualcosina in più di Scalea e non solo quello che è stato detto fino a ieri, perché queste sono storie veramente interessanti. Qualcuno ne parla vagamente e poi grazie al signor Carmine Manco, come dicevi tu, che ha cominciato a studiare realmente e a darci anche un'impronta, no, di quello che era il Carmine Manco, il primo e l'ultimo che si è interessato di questo. Ma forse perché le adesso persone... stiamo parlando noi, ma non credo che altri ne abbiano parlato in maniera approfondita, insomma. Ecco, ma forse perché quando si parla di storia si crede sempre che il passato ormai è andato e non serve. Io dico sempre che invece è la radice di quello che viviamo nei giorni nostri. Scalea credo che da oggi possa mettere un punto di riferimento per quanto riguarda questo importante sacerdote Don Rinaldi, perché è un vanto, al di là poi se uno è filo borbonico, filo giacobino. Noi dobbiamo sempre accettare la grandezza degli uomini che hanno fatto bene per la propria terra nel momento in cui difendevano la propria terra. Come dicevi tu, la storia ufficiale è molto distratta, oppure strabica perché guarda da un solo lato. Ahimè, queste sono cose fondamentali per l'orgoglio soprattutto territoriale. O sbaglio, caro Fernando? Ma guarda, diciamo che da un lato c'è la difficoltà di reperire notizie su personaggi, parliamoci chiaro, minori, no? Perché non sono i grandi personaggi che hanno fatto la storia, su cui abbiamo tonnellate di pagine di bibliografia. E quindi c'è questa difficoltà di andare negli archivi, di andare a leggere le carte, di andare ad impolverarsi le mani e le narici. Ecco, c'è questa difficoltà che gli storici blasonati, diciamo così, sono un po' allergici agli archivi, caro Umberto, cioè non ci vanno molto volentieri, perché poi quando lo storico è blasonato basta che ipse dixit, no? Quindi è sufficiente quello. Io che mi diverto da 30 da 40 anni a frequentare questi archivi, ho fatto delle scoperte che a mio avviso sono importanti, per cui continuiamo così, continuiamo su questa strada. Io parlavo qualche tempo fa con te e mi dicevi che a settembre voi sarete impegnati nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, sì. Mi pare di capire, no? Sì. Ecco, io vorrei che partisse da te, anche proprio approfittando di questa trasmissione, perché poi le cose partoriscono anche in maniera molto casuale a volte. Ecco, che partisse da te la richiesta alla nuova amministrazione comunale di iniziare l'iter per intitolare una strada, una piazza, un largario, un vicoletto a questo Don Biagio Rinaldi, ma non perché con l'intitolazione di una piazza, di una strada o di un largario si voglia sovvertire, come si suol dire, l'ordine costituito. No, assolutamente. Perché noi vogliamo ricordare, come dicevi tu giustamente prima, un personaggio che ha dato lustro alla sua terra, che ha difeso la sua terra. Perché non ci dimentichiamo, i giacobini che sono venuti a Napoli nel 1799, non sono venuti per abbracciarci, come poi succederà con i piemontesi nel 1860, ma sono venuti per invaderci, sono venuti per violentare la nostra cultura, sono venuti per distruggere le nostre tradizioni, per impossessarsi dei nostri tesori, per far trionfare la religione dell'ateismo contro i nostri valori cristiani. Ecco, allora ricordare magari con una semplice lapide, con una targhetta, questo personaggio che è evaporato ormai nelle nebbie della storia e che soltanto per merito di pochi ingenui ricercatori
come dire, cultori di storia patria ancora riusciamo a nominare, anche perché Umberto, di qui a qualche anno, quando tutti quanti noi non ci saremo più con buona pace di tutti, nessuno si ricorderà più di Don Biagio Rinaldi. Quindi se invece noi riusciamo a convincere l'amministrazione comunale su questo progetto di identità culturale, come la chiamo io, e quindi di voler mettere un semplice tassello tangibile però della memoria di questo personaggio, io credo che farebbe un'operazione che Scalea merita per la sua storia, per la sua bellezza e per la sua, come dire, per la sua identità storico-culturale. Ecco, io credo che è un'operazione che noi possiamo sicuramente articolare meglio, ma mi farebbe molto piacere che proprio da questa trasmissione e da te, che sei un divulgatore ottimo di storia e di notizie, partisse questa proposta al vaglio della nuova amministrazione comunale, che poi provvederà, se riterrà opportuno provvedere. Però io ritengo che un tentativo di questo genere vada fatto. Allora facciamo una cosa, non il giorno delle elezioni, non il giorno dopo, perché sicuramente chiunque verrà eletto farà festa, ma il giorno successivo ancora, perché credo di aver individuato le persone che più o meno dovrebbero candidarsi e sono tutti amici, io non solo proporrò quello che mi stavi dicendo, ma proporrò una serie di convegni che parlino di Don Rinaldi e di tutto quello che c'era intorno, perché poi partendo da Scalea... Sì, l'architettura attorno, insomma, ecco, tutto qua. Cioè chissà quanti scaliotti, no? A disposizione, Umberto, figurati. Certo, e io chiaramente... mi freggerò dell'onore della tua amicizia per invitare te, lo stesso Claudio Saltarelli, il professor Di Miro, allora, no, assolutamente. Angelo Ciampi, no? Che voi noi siete esperti. Pensiamo a quanti discendenti diretti ci sono di questi, chiamiamoli soldati filoborbonici, che seguirono prima il sacerdote Rinaldi e poi il cardinale Ruffo, no? Cioè veramente la Calabria in quel caso si mosse, non dico più di tutti, ma alla grande. Quindi ci saranno delle persone discendenti diretti che magari si inorgogliscono al pensiero di avere avuto un avo così importante, un avo che ha combattuto per la propria terra. Guarda, anche perché la Calabria ha svolto un ruolo determinante, oserei dire, non solo per Don Biagio Rinaldi, ma anche per lo stesso cardinale Ruffo. Parliamoci chiaro, se non c'era questa spinta da parte dei calabresi, io credo che il regno non sarebbe stato riconquistato. Guarda, è interessante, questo lo faremo se avremo modo poi di organizzare qualcosa. Io vorrei leggere, non è adesso il caso perché è una cosa abbastanza articolata, però io vi vorrei leggere il proclama che il cardinale Ruffo emana una volta sbarcato in terra di Calabria. È una dichiarazione d'amore e di affetto, se così si può dire, nei confronti dei calabresi e della terra di Calabria. Lui era talmente convinto dell'ardimento, del valore, delle potenzialità dei calabresi, che ho l'impressione che sarebbe partito da solo anche se non veniva nessun altro. Capisci che ti voglio dire? Cioè, quindi questa anima legittimista della Calabria, questo spirito guerriero, questa voglia di rimettere le cose a posto, ed è per questo che io considero il cardinale Ruffo un grand'uomo, non solo per la sua impresa già di per sé sensazionale, ma anche perché aveva capito che incarnando le esigenze, le tradizioni, le costumanze, la religione di un popolo, poteva avere partita vinta su una massa di invasori e di legittimisti locali, perché ci sta da dire anche questo, perché ci furono parecchie persone che appoggiarono l'invasione giacobina. Se noi consideriamo che il primo presidente della Repubblica, la sedicente Repubblica Napoletana, era un certo Carlo Lauberg, che era nativo di Teano, quindi terra di lavoro, è mio conterraneo, quindi possiamo comprendere come ci fu anche una serie di legittimisti locali, una serie di repubblicani locali che parteggiarono per gli invasori giacobini. Ecco, il cardinale Ruffo capì tutto questo, capì tutta la complessità e mise in atto gli strumenti e i mezzi necessari
per rimandare al di fuori del regno gli invasori con tutto il loro bagaglio di ateismo, di crudeltà e di sopraffazione. Probabilmente questo popolo meridionale in toto, dopo 160 anni di oppio, queste false notizie, eccetera, veramente non ricorda più chi è come popolo, non ricorda più la propria dignità. Io li capisco pure, perché se non ti addentri come hai fatto tu, come hanno fatto tanti altri e anch'io nel mio piccolo, sembra che siano favole, siano leggende che non servono a niente, e quindi si perde la cognizione della storia, anche perché la storia che si contrappone a quella farsa che ci hanno raccontato diventa una contrapposizione dove ti devi per forza immergere per capire, altrimenti, e la gente per la verità è un po' distratta, quasi se ne frega, perché comunque ha avuto 160 anni di oppio. È in parte vero, in parte lo condivido, c'è molta, molta poca attenzione, c'è molta, la gente è distratta, ha tanti problemi, ultimamente anche problemi di salute, economici, non ci mischiamo in questo ginepraio. Però noi abbiamo un compito importante, dico noi perché tu dal tuo punto di vista come divulgatore televisivo dei social e quindi dei mass media, come mass mediologo, se possiamo dire, come operatore dell'informazione, io come giornalista, come scrittore, come ricercatore storico, abbiamo un compito importantissimo, che è quello di divulgare il più possibile le notizie che sono state oscurate, che sono state nascoste, che sono state obnubilate, come si suol dire, perché più persone riusciamo a raggiungere, anche grazie all'impagabile lavoro che tu svolgi, di cui io ho contezza tutti i giorni o quasi, più persone riusciamo a raggiungere e più persone si avvicineranno a quella che per tanti anni, quella verità che per tanti anni è stata negata. Come ti dicevo, è bastata una semplice chiacchierata lì a San Lucido per passare da un'atmosfera di diffidenza che si tagliava col coltello ad una comprensione dei temi che quasi ci ha trovato quasi d'accordo alla fine, anche chi magari era partito da posizioni antitetiche poi si è avvicinato molto alle nostre posizioni, per cui io sono fiducioso, nel senso che se continuiamo ad andare avanti con impegno, con serietà, ecco, ricordati Umberto, con serietà però, perché se ci mettiamo a raccontare che noi eravamo belli, che noi eravamo buoni, che noi eravamo bravi, che non c'erano disuguaglianze, che non c'erano problemi e quant'altro, poi facciamo, andiamo a tirare la volata, come si suol dire in termine ciclistico, a chi ci vuol denigrare e chi sta da sempre dall'altra parte. Ecco, indagare i fenomeni storici con serietà, con competenza, con professionalità, facendo parlare le carte, facendo parlare i documenti, praticando gli archivi. È questa la missione, perché è una vera missione che secondo me noi ci dobbiamo come imporre. Ecco. Fernando, io ti ringrazio moltissimo del tempo che ci hai dedicato, di queste perle che ci hai raccontato, perché, ripeto, io farò in modo che questa registrazione venga divulgata il più possibile, soprattutto fra il popolo dell'Alto Tirreno Cosentino. Da questa missione può scaturire quell'iniziativa che io ti sollecito ardentemente di dedicare un segno tangibile della memoria di questo sacerdote Don Biagio Rinaldi della tua bella città di Scalea. Io sarò lì sempre a ricordartene, magari anche ad ossessionarti con queste richieste, però sono convinto di essere sulla strada, sulla retta via, come si suol dire, per cui mi posso permettere, anche sfruttando l'amicizia che ci lega, insomma, ecco, tutto qua. Ti ringrazio, tu sai benissimo che lo farò, e intanto ti saluto e ti ringrazio ancora e ti auguro di venire presto a Scalea, ciò significa che mi auguro che questa cosa sia bene, ok? Grazie Umberto, grazie a te, grazie al tuo impegno, grazie a tutti i tuoi ascoltatori che ti seguono e che so che sono parecchi, e speriamo di rivederci presto nella tua bella Scalea. Grazie ancora. Ciao, a presto. Ciao, ciao Umberto, ciao.